pandemia ci ha dimostrato quanto sia importante l'organizzazione sanitaria fatta da donne e uomini che si sono sacrificati fortemente per la nostra salute. Per Siena e per tutti i senesi l'ospedale è sempre stato un punto di riferimento importante a partire dal Santa Maria della Scala ed oggi è sicuramente un fiore all'occhiello. E quindi a lei, che è un manager della sanità, vorrei chiedere quanto le vaccinazioni possono aiutare il riprendere lo svolgere normale delle attività ordinarie e straordinarie dell'ospedale. Sì, la ringrazio per questa domanda perché in effetti tocca un punto centrale. La vaccinazione è molto importante, oltre che per se stessi, per i propri cari, anche per l'ospedale. Quando ci si vaccina è molto meno probabile contrarre la malattia e qualora anche la si dovesse contrarre, in quei rarissimi casi in cui ciò avviene, avviene in forma meno grave. E quindi si evita un intasamento dell'ospedale, un incremento degli accessi in ospedale. In questo momento abbiamo una situazione di grande afflusso di pazienti nelle nostre strutture per via appunto del Covid e quindi noi dobbiamo destinare posti letto e personale alla cura dei pazienti Covid e li dobbiamo distogliere quindi dalla cura degli altri pazienti no, non urgenti. Quindi vaccinarsi è un atto anche di generosità verso gli altri perché in questo momento noi dobbiamo riprogrammare alcune attività non urgenti. E in secondo luogo, l'altro aspetto importante è che tutti sappiamo che il tasso di occupazione dei posti letto è uno dei parametri presi in considerazione per far scattare le misure restrittive a livello nazionale e locale. Quindi avere un tasso di ospedalizzazione per Covid contenuto è anche una garanzia affinché la nostra vita possa ripartire normalmente. Quindi bisogna vaccinarsi per tutti questi motivi.